Un minuto con Padre Pio dai luoghi di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio sul sagrato di Santa Maria delle Grazie, la grande chiesa e la chiesa più piccola, la chiesetta antica che ha visto la presenza di Padre Pio nei primi anni della sua permanenza qui a San Giovanni Rotondo. Oggi per la storia di Padre Pio è una giornata significativa, importante. Ieri abbiamo celebrato e abbiamo ricordato il suo compleanno. Oggi è il giorno del suo battesimo, il 26 maggio del 1887, alle 6 del mattino, i genitori di Francesco portano questo bambino, questa grande gioia che arriva nella famiglia Forgione, nella vicina chiesetta di Sant'Anna per il battesimo di quel figlio che è nato 12 ore prima circa. Ecco, vi raccontiamo attraverso uno scritto di Padre Pio Capuano che ha un po' ripercorso quelle che sono state le prime ore di vita del piccolo Francesco. Ecco, una tradizione orale di cui era a conoscenza mamma Peppa e papà Grazio. Se un nascituro veniva battezzato nello spazio di 24 ore dalla nascita, un'anima del purgatorio veniva salvata. Ecco, proprio per questo motivo Padre Pio, ovvero Francesco Forgione, viene battezzato il giorno dopo, 26 maggio 1887, alle 6 del mattino, col nome di Francesco, dal curato Don Nicola Antonio Orlando, con madrina, la levatrice Grazia Formichelli, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, oggi chiesa di Sant'Anna, che allora era la sede parrocchiale, titolo poi passato alla chiesa della Madonna della Libera nel 1906. Papa Grazio, dopo qualche ora, verso le 9 del mattino, si reca direttamente al comune per registrare questa nuova nascita in casa Forgione, e quindi la scelta di questo nome, Francesco, proprio perché mamma Peppa era devota al serafico padre San Francesco d'Assisi, e possiamo dire è la prima delle tante coincidenze che poi vedranno Padre Pio tra i figli di San Francesco, grande imitatore di Francesco d'Assisi, è come lui stigmatizzato. Ecco, se Francesco d'Assisi è stato il primo stigmatizzato della storia della Chiesa, Padre Pio da Pietrelcina è stato il primo stigmatizzato come sacerdote, ecco, nella Chiesa. Qualche giorno dopo del battesimo, mamma Peppa, come tutte le donne del paese, portò questo piccolo Giuseppe Faiella, l'indovino del paese, per fargli predire il futuro, e l'astrologo di Porta Madonnella pronunciò una sorta di profetico oracolo. Questo bambino sarà onorato in tutto il mondo, per le sue mani passeranno soldi e soldi e nulla possiederà, soffrirà molto e un giorno tutti vorranno toccarlo senza poterlo fare.